Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la showgirl Giulia Salemi si emoziona in diretta, la sorpresa inaspettata l'ha presa totalmente in contropiede. Il 2022 deve essere un'annata aurea per la bella soubrette Giulia Salemi. La showgirl italo-persiana ha inaugurato la fine dell'inverno 2021 con l'annuncio della convivenza con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. I due ex geffini sono usciti mano nella mano dal reality di Canale 5, e la loro relazione è sfociata in un ménage familiare a 5 stelle nel cuore di Milano. In seconda battuta, la bella conduttrice ha ricevuto una promozione senza precedenti. Alfonso Signorini, infatti, l'ha fortemente voluta al suo fianco per il GF VIP 7. Giulia Salemi ha il compito di monitorare la temperatura dei social durante i prime time del programma, rendendolo più fresco e interattivo. Anche a Pierpaolo è toccato un ruolo nello show, seppur secondario, il giovane showman regge saldamente il timone dello spin-off GF VIP Party a fianco dell'indimenticata Soleil Sorge. Ma le novità per la coppia non sono finite, e nelle ultime ore Giulia ha espresso la sua commozione in diretta. R101 ha deciso di puntare sulla coppia d'oro dello show business. Dopo aver ingaggiato Pierpaolo Pretelli per il format radiofonico Procediamo, l'emittente ha arruolato anche la sua frizzante fidanzata. Giulia Salemi ha infatti esordito lo scorso weekend in un nuovo spazio festivo dalle 17:00 alle 20:00, a fianco dello speaker Marco Santini. In occasione del suo battesimo del fuoco, la novella conduttrice ha ricevuto il suo primo messaggio in diretta e, sorpresa, sorpresa, il mittente si è rivelato proprio Pierpaolo. Il giovane ha spiegato: "Ciao amore, sono Pier. Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene e non può che non essere la nuova stella di Broadway. Mi emoziono anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, benvenuta in famiglia R101. Inutile dire che Giulia Salemi ha accolto la missiva vocale con enorme emozione, sdrammatizzando poi: "Ma io non posso piangere in diretta. Non sono più una concorrente del Grande Fratello VIP. I prelemi sono senza ombra di dubbio una delle coppie più belle della TV e della radio, ed attualmente le loro carriere viaggiano in parallelo. Non resta che attendere l'annuncio dei confetti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.